C'è un rapporto molto fraterno con fratelli Iori e questo a me mi dà sempre una gioia molto grande. We have a great relationship with Brother Mauro. I'm always very happy to meet him. Ho l'impressione di un uomo molto vero, di un uomo molto attento alle cose che sono più importanti. He strikes me as a man who is genuine and very attentive to the things that are most important. Io auguro che anche I prossimi siano così, eh? I hope his successor is the same. Che è veramente un dono immenso per una famiglia così importante come la vostra. It's a great gift to have someone like that, certainly for a family as important as yours. Dopo voglio dirvi anche di questa gioia di trovarci così insieme perché possiamo in questo momento della Chiesa guardare alle cose che sono più importanti per tutti noi. Another reason for being happy to be here with you is that it's an opportunity for all of us to look together at this moment in the Church's history at the things that are truly important. E la vita consacrata nella Chiesa ha un peso molto molto grande. The consecrated life has a very very important place in the life of the church. Non solo perché metà dei soldi dello IOR è dei religiosi, no? And not only because half of the money invested in the IOR, the Vatican Bank, belongs to religious congregations. Sto giocando, eh? I'm only joking, of course. Ma perché Dio ha permesso che il suo spirito continuasse a parlare alla Chiesa anche attraverso questa via dei carismi. But because God has made it possible for him to continue speaking to his people through the multiplicity and variety of charisms. Mai questa strada dello Spirito nella Chiesa. And this activity of the Spirit of God in the life of the Church will never end. Il carisma non viene dagli uomini, viene da Dio. Charisms do not come from human beings, they come from God. E per questo Dio sa per quanto tempo deve rimanere nella sua Chiesa. And therefore God alone knows for how long these charisms must remain within the church. Il carisma francescano invece di poter diciamo diminuire cresce e si moltiplica in altri carismi. As far as the Franciscan charism is concerned, I have the impression that instead of declining, it is growing and will continue to grow in a multiplicity of expressions. Questo è un grande dono per la Chiesa. And this is a huge gift for the church. Forse è il capitolo più grande che dove vengo a dire una messa in questi 7 anni a Roma. I think in the 7 years that I've been in Rome, this is the largest chapter gathering that I have presided at Mass for them. Ecco, questa è una gioia, no? And it's a great joy. Vorrei ricordare una esperienza di un vostro santo, di un nostro santo importante, mi sembra che son Bonaventura. I'd like to remind you of an experience in the life of one of our great saints, your saint, Saint Bonaventure. E nel prologo dell'itinerario della mente in Dio, in questa sua piccola opera, no? Lui dice una cosa che è collegata fortemente al centro del mistero cristiano. In the prologue to his journey of the soul to God, he says something which is right at the heart of the Christian life. Che è legato a Francesco, al suo carisma e che è legato anche, diciamo, alla lettura di oggi di Paolo. Something linked, of course, to Francis of Assisi, but also linked to the reading that we had at Mass today, the first reading from St. Paul. Penso che sto parlando così con queste cose che voi lo sapete, ma io lo dico perché a me mi ha impressionato molto. I'm sure you're all aware of this, but I'm telling you this because
it made an impression on me. In Dio nessuno entra correttamente a non essere attraverso il crocifisso. No one can come to God except through the crucified one. E oggi Paolo dice che la croce diventa per tanti desiderio di sapienza, per altri desiderio di miracoli. Invece noi predichiamo una croce che è sapienza di Dio, ma che è una strada, diciamo, difficile di capire. And Paul tells us that some people look for miracles, some people go in search of wisdom, but for us, we preach the cross, which is, in the eyes of so many, foolishness. Perché si entra nel mistero di Dio soltanto attraverso la croce? Why is it that we can only approach the mystery of God through the cross? Non perché Dio ha bisogno di vittime. Not because God needs victims. Dio non ha bisogno nemmeno del culto. God doesn't even need our worship. Lui è perfetto in se stesso. He is perfect in himself. Ma lui si mostra a noi attraverso la croce, perché la croce è il più grande segno dell'amore. But he shows us, reveals himself to us through the cross, because the cross is the greatest sign of love. Dove la ragione finisce perché non è capace di dare risposte, l'amore rimane. And where reason can go no further, love remains. Nessuno ha amore più grande di quello che dà la vita per il suo fratello. No one has greater love than to give his life for his brother. Io penso che qui c'è per noi un insegnamento molto importante oggi. I think here we have a piece of teaching for us that is very important in our day. Qui forse noi troviamo la ragione per la quale esiste il mistero cristiano. Here we find the reason why the Christian mystery exists. Dio ci ha amato prima del peccato. God loves us even before sin comes into being. Lui ci ha creati per la felicità. God has created us for happiness. Ci ha dato tutto per amore. He has given everything out of love. Ha voluto abitare con noi nella nostra casa che lui ha creato. And he wishes to live with us in the house that he himself has created. I nostri primi padri hanno risposto che non volevano così. Our first ancestors, their response was, we want none of this. Però questo non è il grande problema. But that's not the main problem. La cosa grande è che dopo questo peccato Dio continua ad amarci prima come ci amava prima. The great thing is that even after this sin, this refusal, God continues to love us just as much as he did before. Allora lui non ci chiede come vittime, lui ci vuole come figli e dà il suo figlio come vittima di amore. So he doesn't want us to be victims. He wants us as sons and daughters, and he gives his son to prove all of this to us. Quando noi proviamo che la ragione è bella, ma non risponde a tutto, e l'amore risponde a tutto, noi abbiamo trovato un tesoro. When we realize that our reason, fine as it is, can go no further, cannot give all the answers, but that love provides the answer, then we have found a treasure. Questa è la sapienza. And that is wisdom. E vale la pena innamorarsi di una cosa così per tutta la vita. It's something that is worth falling in love with for the rest of your life. E allora mantenere questa lampada accesa come quella delle vergini è importante. So it is important that we keep the flame burning in our lamps like the wise virgins. E questo ci aiuta a vincere due problemi di oggi che noi troviamo nella nostra cultura. And this will help us to overcome two problems that we find today. L'individualismo, centrare la vita su noi stessi,
uccide. Individualism, to center your life on yourself, kills you. L'amore a Dio e l'amore al prossimo ci salva. Love for God and love for neighbor saves you. L'amore nelle nostre comunità salva i nostri carismi. Love expressed in our own communities is a safeguard for our charism. Questo è un primo punto che mi sembra molto importante. This is the first point which I believe is most important. E l'altro che ci aiuta a superare una difficoltà della cultura attuale è nel cercare di essere felice non aver più nessuno, diciamo, nessun impegno di vita per sempre. Questo the second fa male. Difficulty that we find in our cultures today is the desire to be happy without making any permanent lifelong commitment to anything. E quando il Papa commentava questo pensiero del filosofo polacco che oggi viviamo in un mondo del pensiero liquido, The Pope often likes to quote from a Polish philosopher who says that today the problem is that there is an unstable, he calls it liquid truth. Lui dice forse liquido non più, ma gazoso. He says it's not even liquid anymore, it's become a gas. Il pensiero, it's up in the il pensiero gazoso. It's a thought that is become gas, it's been dissolved in the air. Effimero, senza profondità, senza consistenza. It is transitory, there's no substance to it, it passes away. L'amore compie una cosa misteriosa in noi. Whereas love brings about in us something that is truly mysterious. Ci lascia liberi e allo stesso tempo ci fa essere capace di anche donare la propria vita se necessario. It leaves us free, but at the same time makes it possible for us to give our life if necessary. Allora io vi auguro un capitolo molto luminoso, pieno di amore, pieno di saggezza. So my wish for this chapter is that it be a time full of light, full of love, full of wisdom. Che voi possiate anche realizzare queste lezioni veramente nella pace, nella fraternità profonda. And that you learn all these lessons truly in peace and in profound attention to the truth. In questa luce che è un autore nuovo che noi cerchiamo oggi, che è un'autorità che prima di essere autorità rimane nella fratellanza. What we are looking for most of all today in the church is a form of authority which remains first of all an act of brotherhood. Solo si può essere autorità se si è discepoli di Gesù e se si è veri fratelli degli altri. There can only be authority if one remains a disciple and if one is a brother. E che questo sia anche valido per l'obbedienza. And this is valid also for obedience. Perché l'obbedienza vera è donare al proprio fratello che serve come autorità, donare la luce dello Spirito che abbiamo nel nostro cuore, pronti a dopo seguire un cammino in comune. Because obedience is the act of offering to the one who is in authority our readiness to be at the service of the community. Buona continuità del capitolo. So I wish you a very fruitful chapter.